Questa rubrica è offerta da Diffondilibro, servizi editoriali professionali. Diffondilibro è il nuovo servizio professionale per diffondere e proporre libri a tutti i media italiani. Per informazioni, info@diffondilibro.it oppure redazione@diffondilibro.it. Radio Incontro Vincenzo Contreras presenta il nuovo libro L'ultima occasione. Ben trovato, Vincenzo. Grazie a voi per l'invito. Saluti a tutti. Allora, Vincenzo Contreras presenta un affascinante romanzo breve in cui si racconta la storia di un uomo brutalmente onesto, e poi ci spieghi la definizione di brutalmente onesto, che decide di palesare quella maschera che tutti gli altri sono convinti di poter nascondere. Ci racconti un po'. Allora, questa qui è la storia di un uomo che decide nella propria vita di fare delle rapine di contestazione, o meglio, inizialmente fa delle rapine per soddisfare un pochettino quello che è la sua velleità di diventare famoso, non avendo nessuna qualità artistica. L'unico modo per finire sui giornali e quindi diventare famoso, diciamo così, è quello di fare delle rapine. E alla fine di una rapina viene, come dire, braccato dalla polizia al termine di un inseguimento spettacolare, e quando si sente all'angolo di questa fuga lui si rende conto che in realtà non è all'angolo soltanto in quel momento, non viene messo all'angolo soltanto dalla polizia in quel momento, ma si sente messo all'angolo dalla società stessa, no? E lì capisce il suo vero motivo per cui fa le rapine, cioè rapine di contestazione, rapine di protesta verso una società, un sistema, un lavoro che ti prosciuga tutto il tempo che noi abbiamo a disposizione, no? E che ci impedisce di poter inseguire i nostri sogni, che ci impedisce di informarci, leggere un giornale, approfondire un articolo, una situazione, una guerra, piuttosto che altre cose, e quindi non ci permette di pensare. Non ci permette di avere un pensiero critico. Una società impostata in questo modo, consumista, che appunto ci costringe a lavorare ben oltre le vere necessità per soddisfare le necessità di una società consumista. E lui si accorge in quel momento, al termine di questa fuga spettacolare, che in realtà le sue sono rapine di protesta, e cerca di raccontarlo sul tetto della macchina, un attimo prima di essere arrestato, di raccontarlo al pubblico accorso numeroso ad assistere a questo arresto spettacolare, i veri motivi per cui fa le rapine, e chiede alla gente di prendere atto, di prendere coscienza di come stanno realmente le cose. La casa editrice è Ali Ribelli Edizioni. La collana Intrecci, il genere narrativa contemporanea. È un romanzo breve, infatti sono soltanto 54 pagine. Nella presentazione di questo libro c'è una frase: signori e signore, ladies and gentlemen, questo è il mio show, quindi mi raccomando, tutti concentrati su di me. La vuoi spiegare? Sì, allora questa è una frase che un po' va a raccontare quella che è la sua prima necessità di effettuare queste rapine. Cioè, quest'uomo, come dicevo prima di diventare un contestatore, in qualche modo uno scuotitore di coscienze, cerca di soddisfare quella che è la sua prima necessità, che era quella appunto di voler diventare una persona che non conduce una vita normale. Infatti lui dice a un certo punto: io non volevo diventare una persona normale, no? Una persona comune, ok? E quindi questa frase qua è una frase che lui ripete ad ogni singola rapina, quando entra in questi supermarket, in questi locali, per fare delle rapine. Lui interpreta queste sue rapine come dei veri e propri show. E l'incipit di ogni rapina è proprio questo: ladies and gentlemen, signore e signori, questo è il mio show quotidiano, quindi gli occhi concentrati su di me. E lui fa queste rapine un po' per soddisfare il suo ego, la sua voglia di brama, diciamo così. Questo è prima di rendersi conto del suo, come dire,
possibile messaggio in qualche modo sociale. Bene, abbiamo capito perfettamente. Quindi l'ultima occasione qual è in realtà? Qual è proprio l'ultima occasione? L'ultima occasione è quello, che il messaggio che vuole mandare il protagonista, no? Quando sale sul tetto della macchina al termine di questa rapina spettacolare, inseguimento spettacolare, è quello di far prendere coscienza alle persone che la società, questo sistema, ci sta prosciugando tutto il tempo, no? E per stare dietro a delle necessità velleitarie, no? La società consumista e quant'altro. E quindi l'ultima occasione è: signori, io sto pagherò sulla mia pelle la mia libertà, ma voi da oggi avete l'ultima occasione per essere veramente liberi, per prendere coscienza di come stanno realmente le cose, di dove ci sta conducendo questo tipo di realtà. Quindi o prendete atto adesso o mai più, o sarete in galera, come già lo siete oggi, lo sarete per il resto della vita senza accorgervene, illudendovi che questa sia la realtà. Quindi l'ultima occasione in questo senso: prendete atto oggi o mai più. E in questo senso l'ultima occasione. Gridare al mondo questo atto d'accusa, nonostante poi si diventi martire di questo? Esatto, sì, senza dubbio. Senti Vincenzo, ci sono naturalmente dei messaggi in questo libro importanti, no? C'è anche una libertà negata che tu definisci la fabbrica di esseri umani. Sì, questo qui, ci sono dei messaggi forti in questo, poi ognuno la può interpretare come vuole. C'è chi, ascoltando un po' durante le presentazioni, parlando con amici o altre persone che l'avevano letto, c'è chi lo interpreta in un modo, chi lo legge molto forte e chi lo interpreta in modo un po' meno forte, diciamo così. Però i messaggi spesso e volentieri sono forti e mirati. La fabbrica di esseri umani è un messaggio forte, cioè questa società ci vuole che nasciamo, studiamo, lavoriamo e poi arriva la pensione, nel mezzo conditi dei piccole cose che ci possono rendere contenti, come la pacca sulla spalla, il bravo che ti dice il tuo capo, un piccolo aumento ma che in realtà non ti soddisfa pieno, no? E una società che appunto ci fa nascere, crescere, studiare, lavorare, pensione, senza invogliarci alla passione, senza invogliarci al pensiero critico. E in questo senso la fabbrica di esseri umani, cioè impilonati in dei binari ben stabiliti, che sembra ci vogliono allontanare dalle passioni, le passioni forti, le passioni quelle sentite, che può essere voler diventare un musicista, uno scrittore, un artista in qualche modo, o soprattutto, e la cosa che mi interessa di più, allontanarci dalla possibilità di avere un pensiero critico, perché noi dobbiamo lavorare, andare veloci, andare a 3.000 e non avere il tempo di pensare, andare sempre a 3.000 e non avere il tempo di star lì e dire cosa succede nel mondo, no? E in questo senso la fabbrica di esseri umani, impilonati su dei binari stabiliti, che ci allontana dai sogni, ci allontana dalla possibilità di avere un pensiero critico. Ed è un'immagine forte, la fabbrica di esseri umani, è un'immagine forte che io spero arrivi, spero che arrivi. Da qualche parte è arrivata, qualcuno me l'ha detto, che è un'immagine cruda, diretta, che non lascia spazio ad interpretazioni, ed è molto, molto forte. E l'ultima occasione è anche in questo senso, nel senso prendere atto che noi, se tu vivi senza passioni, senza un pensiero critico, fa parte di una fabbrica di esseri umani. Quindi oggi prendi atto, oggi è la tua ultima occasione per prenderne atto. Grazie Vincenzo, davvero abbiamo grazie capito perfettamente questo messaggio. Tu hai dedicato tutta la tua vita, da quando avevi 20 anni, alla scrittura, e nel 2001 hai ricevuto una citazione di merito al premio letterario Campiello Giovani. Quindi una vita di soddisfazioni nel campo della scrittura. Allora sì, nel 2001 ho avuto questa soddisfazione di avere una citazione di merito per il Campiello Giovani, che è insomma uno dei premi letterari più importanti d'Italia, ovviamente nella sezione giovane, avevo 20 anni all'epoca. Ho pubblicato diversi racconti online, The Joker, Connubio Perfetto, e in realtà questa qui è la mia prima pubblicazione, no, di un romanzo vero, per quanto breve, come dicevi prima, sono circa 60 pagine. E diciamo qualche soddisfazione me la sono tolta, ma non del tutto in realtà, perché
c'è un po' di personale in questo romanzo, soprattutto sull'aspetto di allontanarmi da quelli che sono i miei sogni. Io ho sempre sognato di poter essere uno scrittore, di vivere di scrittura, di scrivere, ok? Purtroppo non l'ho fatto appieno, e per quanto io sono soddisfatto abbastanza, ma sento di essermi allontanato troppo da quello che è il mio sogno. Quindi anche per me l'ultima occasione è, come dire, per quanto ho 40 anni, quindi ho ancora margine davanti, o riprendo in mano quel sogno lì di poter scrivere. Questo anche un invito a chi insegue i propri sogni e si sta allontanando dai propri sogni, di prendere i sogni appunto con tutte e due le mani e portarle avanti a testa bassa e anche a testa alta, guardando verso il futuro, e non perdere l'ultima occasione, non perdere il treno per poter inseguire e realizzare i propri sogni. Nel mio caso ho pubblicato un libro, spero non sia soltanto il primo, sia il primo di una lunga serie, per appunto inseguire questo sogno qui. Ti chiedo l'ultima cosa, piccolissima, un pensiero sulla tua attività di Mediterranea Saving Humans. Mediterranea, io sono sia attivista da qualche anno di Mediterranea, e Mediterraneo è una ONG che si occupa di salvare vite umane in Mediterraneo attraverso una nave. È un'ONG che ha questo impegno di salvare appunto vite umane, perché ad oggi gli accordi internazionali, italiani, europei, soprattutto con la Libia, non permettono alle autorità, guardia costiere e quant'altro, di salvare appunto vite umane in mare, se non quelle appunto di rispedirle da dove arrivano, cioè dall'Africa, soprattutto dalla Libia. E quindi è un impegno importante, un impegno impegnativo, ma che mi dà tante soddisfazioni, e soprattutto mi sento un onore di farlo. Per me Mediterranea è uno dei motivi di vita, insomma, è una cosa molto molto importante a cui tengo in particolar modo. Grazie. E ringrazio Mediterranea che mi dà questa occasione di poter essere attivista appunto per loro. Grazie. Vincenzo Contreras, L'ultima occasione, questo è il suo libro. Dove possiamo trovarlo, Vincenzo? Si può trovare online sul sito della casa editrici, Ali Ribelli appunto, o altri circuiti nazionali come Amazon, IBS, ovunque online. Si può ordinare in tutte le librerie d'Italia. E, insomma, i soliti canali per acquistare libri online, casa editrice, Amazon e altri, piuttosto che nelle librerie. Ti ringrazio ancora, noi ci godremo questo libro anche grazie durante voi, l'estate, anche durante l'estate, perché magari è piacevole leggerlo anche sotto l'ombrellone, perché no? L'importante è leggerlo. Grazie Vincenzo. Grazie mille. Grazie, buona giornata. A presto, magari al prossimo libro. Volentieri, grazie. Questa rubrica è offerta da Diffondilibro, servizi editoriali professionali. Diffondilibro è il nuovo servizio professionale per diffondere e proporre libri a tutti i media italiani. Per informazioni, info@diffondilibro.it oppure redazione@diffondilibro.it. Diffondilibro.